il piacere di darvi il benvenuto in una sede storica di recupero di materiale, come diciamo noi. È una serata che è l'occasione per presentare il manifesto di Riaccademia, un manifesto in 8 articoli. Per noi è l'occasione di raccontare qual è stato il processo che porterà alla costituzione di uno spazio in cui realizzare effettivamente dei lavori, pensiero e azione con dei materiali di scarto. Il manifesto di Riaccademia sarà presentato da me, sono Pierandrea Moiso della cooperativa Triciclo, da Antonio che ha scritto un libro che dovete assolutamente acquistare se volete, ma comunque leggere, Tutto è monnezza. Antonio fa parte dell'associazione Manamanà, Claudia De Giorgi del Politecnico di Torino, del DAD, che è una sigla che mi piace un sacco, Dipartimento di Architettura e Design, e poi l'artista Walter Visentin, che ha realizzato con Nella Caffaratti l'oggetto sperimentale che è in mezzo a noi, lo vedete là dietro. Noi abbiamo lavorato insieme ad altre persone che ovviamente voglio citare perché siamo coinvolti. È stato un impegno per definire questa idea. Noi abbiamo lavorato con Filippo Dionisio, abbiamo lavorato con Carlo Colombino, abbiamo lavorato con Cristian Campagnaro, abbiamo lavorato con Pamela Pelatelli, che non vedo, sarà nascosta. Ecco, no, è qua, in prima fila. Abbiamo lavorato con Stefano Fava. Abbiamo lavorato con Erika Mattarella, che è seduta qua a fianco a me. Erika Mattarella è responsabile dei bagni di Via Allier della cooperativa Liberi Tutti. Erika Mattarella ci aiuterà alla fine della presentazione del manifesto a capire quali sono un po' le linee programmatiche e organizzative di Riaccademia e cercherà insomma di coinvolgervi per capire come si può collaborare, che cosa stiamo cercando come presentazione di questo progetto. Articolo 1. Tutto ciò che ti circonda è monnezza. Non è una frase pessimista, è un'analisi della realtà. Tutto ciò che utilizziamo prima o poi diventa rifiuto. È una affermazione banale in fondo, ma è un'affermazione che facciamo fatica a fare e con cui facciamo molta fatica a fare i conti. In realtà quello che abbiamo fatto in questi anni è stato di enfatizzare l'oggetto. E quindi quando l'oggetto non ha più una vita sua, perché non ci piace più, perché abbiamo smesso di utilizzarlo, perché abbiamo cambiato casa, la casa nuova è più piccola e quindi non ci va più, diventa rifiuto. In realtà se invece di pensare all'oggetto pensassimo alla materia che costituisce l'oggetto, forse questa idea di monnezza ci farebbe meno paura e forse da quella materia potremmo trarne qualcosa, qualche possibilità che magari non avevamo visto prima. Eppure socialmente facciamo molta fatica a dirci questa cosa qua. Allora l'idea di dire tutto è monnezza è un modo per sdrammatizzare l'oggetto, per prenderne la distanza, per non enfatizzarne la funzione, ma per considerare l'oggetto anche per un altro ciclo di vita, che è il ciclo di vita della materia, che ha una lunghezza diversa dalla lunghezza del ciclo di vita dell'oggetto e forse ha possibilità nuove, inedite, che finora abbiamo forse esplorato poco. Articolo 2. Fin tanto che non puzza, non è rifiuto. Sì, un oggetto usato può essere recuperato, può essere pulito, può essere rimesso in condizione di servire a qualcuno rispetto a chi l'ha scartato. Effettivamente se pensiamo a quelli che sono gli scarti, a parte quelli che effettivamente poi puzzano, cioè quelli organici che hanno questo degrado a cui non riusciamo ancora, se non con operazioni diverse, riutilizzo, a rispondere, c'è tutto un sacco di materiale che trova la possibilità di essere riutilizzato. Triciclo fa da tempo, effettivamente abbiamo costituito un sistema che riesca a dare con continuità e con varietà un'offerta di materiali che possono essere riutilizzati.
ovviamente pensandoli sempre con la loro funzione, quindi noi li possiamo riparare, li possiamo ricondizionare, li possiamo pulire, ma effettivamente i materiali sono anche gli oggetti sono composti da materiali che possono essere ripensati proprio considerando questi materiali. Questo è l'evoluzione del progetto, il progetto Riaccademia. Questo è quello che vogliamo presentare questa sera. Articolo 3. Uno scarto non è la fine, ma l'inizio. Mi leggo a quanto ha scritto Antonio Castagna in Tutto e Monnezza, in particolare nel suo ultimo capitolo, in cui scopriamo che non tutto è monnezza, ma anzi che da cosa nasce cosa, per introdurre il ruolo del designer che già dagli anni Ottanta legge il libro di Bruno Munari Da cosa nasce cosa e scopre che il fare, i modi del fare sono infiniti, possibili, le possibilità sono tante, occorre soltanto imparare insieme con magari una metodologia anche strutturata che però possa in qualche modo accogliere anche coloro che designer non sono mai stati, non hanno mai studiato design e che scoprono insieme a noi, come avevano scoperto al tempo con Bruno Munari che scriveva appunto che il design non è una dote soltanto per alcuni ma per tutti, che si può fare qualcosa di nuovo anche a partire da prodotti che sembrano non avere più alcun significato. Possono infatti non avere più significato per alcuni, ma averlo per altri. Al Politecnico di Torino Design, in particolare là dove comunichiamo l'approccio sistemico e insegniamo l'approccio sistemico, crediamo che da ogni output possa nascere un input per un nuovo sistema. Quello che non è interessante è uno scarto per un sistema, diventa una risorsa per un altro sistema. La sfida oggi quindi è quella di andare a vedere oltre le cose, oltre i prodotti che in questo momento stanno dando la forma a questo ambiente e vedere la materia, le relazioni che sono intrattenute tra i componenti fino ad arrivare ai semilavorati e trovare nuovi significati, ricostruirli insieme a partire da letture di contenuti più nascosti fino alle letture più di tipo anche stilistico per creare nuove storie, nuove biografie di oggetti che trascendono la biografia dell'oggetto che era rimasto in mano al primo proprietario. Quindi quasi una scusa per quella di lavorare con il prodotto per andare a ricostruire un rapporto tra diversi attori. Articolo 4. Riusare è una sfida creativa. Riusare fa usare l'immaginazione e l'ingegno, ma soprattutto fa dialogare l'oggetto che c'era con quello che c'è, con quello che ci sarà. Riusare mette i bisogni e le idee al centro della domanda e lo scarto all'inizio della risposta. Il resto è frutto del racconto che si scatena tra mente e azione. Ogni oggetto nasce con una o più funzioni. Ogni oggetto risponde ad un bisogno. Poi il tempo, la vita, le storie cambiano. Cambiano la casa nelle quali viviamo, la vita che conduciamo, i gusti e le esigenze che abbiamo. Tutto questo avviene in maniera sempre più accelerata e ci porta a produrre 32 milioni di tonnellate di rifiuti urbani ogni anno in Italia, oltre a 128 milioni di tonnellate di scarto da produzioni agricole, industriali e artigianali. Ogni volta che la domanda cambia, cambia l'oggetto. Così, siccome abbiamo moltiplicato le domande e i bisogni, abbiamo anche moltiplicato gli oggetti e dunque la produzione di scarti. Ma se tra l'oggetto che è stato e lo scarto che è diventato mettessimo la trasformazione, riusciremmo a lavorarlo come materia e a rispondere a nuove domande. Articolo 5. Un oggetto riusato è unico. L'oggetto usato è unico, composto da materiali sempre diversi, da composizioni di materiali, dal pensiero di chi ha composto questi materiali e soprattutto
sappiamo che gli oggetti sono fatti dalle persone e quindi anche dalla storia delle persone. Come Triciclo abbiamo avuto l'occasione ovviamente di incontrare oggetti, ma soprattutto tutte le storie legate a queste persone che li hanno utilizzati. Ne ho, per piacere, ne ho volute evidenziare due o tre perché sono significativi anche della storia della nostra società. Queste sono cartine che abbiamo trovato in una casa di una coppia di persone, sono cartine geografiche, di una coppia di persone che non ha mai viaggiato, però avevano questo sogno di avere le cartine per immaginare di viaggiare in tutto il paese. Abbiamo un cestino per il picnic, questo l'abbiamo trovato invece nella casa di una coppia di immigrati dal sud, che dopo aver trovato lavoro, sistemato la casa, comprato la macchina, ha capito di aver raggiunto un livello di benessere quando si è comprato questo cestino, perché potevano fare i picnic fuori porta con la macchina. E infatti l'hanno tenuto come se fosse, non so, un quadro di un artista famoso. L'ultimo, che è un altro racconto divertente, è la macchina da scrivere. Questa ce l'ha portata direttamente un signore che ha fatto l'impiegato per 40 anni, utilizzando sempre una macchina da scrivere per un lavoro che non gli interessava, sognando di comprare invece una macchina da scrivere proprio di quel modello che aveva visto in un negozio, perché il suo sogno era quello di diventare uno scrittore. Quando ce l'ha fatto, ovviamente non è diventato famoso, ma insomma ci ha consegnato questo oggetto che per lui era importantissimo per il sogno che aveva legato. Articolo 6. Trasformare e scoprire. Tutti gli atti di trasformazione, di disassemblaggio o riassemblaggio implicano una scoperta che si compie nel momento del fare, ovvero quando la materia diventa altro e acquista una nuova vita. Per trasformare è necessaria la curiosità di conoscere il proprio ambiente, la curiosità di aprire, la curiosità di spacchettare, e a volte anche il coraggio di rompere per scoprire. La funzione originaria non ha più alcuna rilevanza, importa scomporre e osservare le suggestioni che arrivano dagli elementi che sono a disposizione. La materia o monnezza nel mio laboratorio la scompongo tra legno, ferro, plastica, la scompongo per dimensione, grandi dimensioni, piccole dimensioni, la scompongo per linee curve, linee rette, linee strutturali, oppure per superfici piane, superfici curve, superfici decorate. In questa maniera la mia monnezza diventa materia libera, pronta ad essere trasformata per diventare una nuova forma nello spazio. La mia monnezza è pronta per costruire nuovi mondi. In questo caso, insieme all'artista Nella Caffaratti, che è qui con noi, abbiamo costruito l'oggetto sperimentale, una scultura composta di materia o monnezza che contiene forme interattive di comunicazione, cioè questa, dove poter leggere, scrivere, nascondersi, giocare, fantasticare, magari anche sognare. Uno spazio da scoprire con cui interagire in maniera attiva. Questa è materia che da scarto diventa un punto di partenza. Articolo 7. Riusare e connettere. Il design sistemico progetta le relazioni tra i componenti che generano il sistema, valorizza l'identità e le risorse locali e produce sviluppo e benessere per il singolo e la collettività. Le relazioni tra i componenti si generano attraverso l'interazione per trovare un equilibrio. Il risultato è la qualità del sistema creato. L'identità nasce dalla consapevolezza dei propri valori, che si esprimono attraverso i comportamenti. Il confronto tra comunità locali produce una cultura locale. Agendo in maniera innovativa sui processi e le loro relazioni, si crea un'economia definita Blue Economy. La crescita avviene per autopoiesi e ciò che si ottiene è uno sviluppo sostenibile. Può anche ancora approfondire.
approfondire meglio il tema sul sito www.designsistemico.org. Questa è soltanto una piccola pillola del nostro approccio sistemico al Politecnico di Torino. La parola che avete sentito più volte è la parola relazioni. Infatti sono le relazioni, come ho già anticipato, le protagoniste di questa operazione, così come sono le protagoniste in qualsiasi operazione che facciamo con l'approccio sistemico. La stessa operazione di Raccademia e il ruolo che il DAD, i coinvolti del design politecnici intravedono all'interno di Raccademia è proprio quello di contribuire a dare forza a queste relazioni, far sì che possano nascere, crescere e connettere attori diversi in un modo virtuoso. Il significato di queste relazioni è ulteriormente aumentato là dove queste relazioni danno vita a dei nuovi prodotti che possono essere analizzati, riprogettati, riusati da nuovi attori. Attori che potreste anche essere voi, che agiscono sul territorio e che si connettono tra loro con nuove forme anche di tipo economico, con un'economia che comunque è un'economia diversa, perché non è un'economia che si basa sul valore della forma merce, ma su forme diverse che possono essere quelle che abbiamo imparato a conoscere dello scambio, del dono, del baratto o quelle forme di valori intangibili che sono i valori sociali che cerchiamo di andare a creare. Articolo 8. Ricco è chi trasforma. Ricco è chi trasforma e anche chi riusa. Vanno bene tutte e due le cose. La questione è: siamo ricchi di cosa? Fondamentalmente siamo, se ci guardiamo intorno, siamo ricchissimi di oggetti, siamo ricchi di materia, siamo ricchi di intelligenza dei designer, degli amanti del genere che può trasformarla, e però continuiamo a pensare, ad esempio, continuiamo a raccontarci che il riuso ha a che fare con la povertà, come se riusare fosse un gesto da poveri, da mancanza di risorse, siccome c'è la crisi aumenta il mercato dell'usato e così via. In realtà tutti questi oggetti che vedete sono la misura della nostra ricchezza. Vuol dire che siamo in grado di produrre tanti oggetti, molti più di quanti ce ne servano. E un'altra misura della nostra ricchezza è il fatto che siamo capaci, cioè abbiamo l'intelligenza sufficiente a trasformare tutti questi oggetti che ci servono in oggetti che hanno una nuova vita, che hanno una nuova forma, che hanno una nuova funzione. Ci siamo abituati a pensare, ci hanno raccontato, e quindi ci siamo abituati a pensare che la conclusione della vita di un oggetto, la migliore possibile, la migliore desiderabile, sia il riciclaggio. Ma il riciclaggio è la tomba della materia, la devi disfare, distruggere per ricostruirla. Ed è la tomba di tutti gli oggetti. Prima del riciclaggio ci sono tantissime cose che possiamo fare e sono sintomo di ricchezza e sono sintomo di intelligenza. Questa è la sfida simbolica nella quale Riaccademia è impegnata, in cui tutti noi siamo impegnati. È una cosa che dovremmo imparare a raccontare, dovremmo imparare a dire, dovremmo imparare a mostrare, perché la cultura nella quale siamo cresciuti ci ha abituato a pensare che tutti gli oggetti usati che ci circondano sono un sintomo di povertà, come se quando torniamo nelle nostre case tutti gli oggetti che utilizziamo fossero nuovi, come se le automobili che guidiamo fossero di pacca uscite appena dalla linea di montaggio, come se tutte le camicie che indossiamo ogni mattina le spacchettassimo da una confezione nuova. Noi non facciamo altro che riusare, è il nostro modo normale di vivere e per fortuna siamo in grado di riusare gli oggetti, di scambiarli, di rivenderli, è il lavoro che fa in parte Triciclo, e siamo anche in grado di smontarli, che è il lavoro che fa Walter,
e ricostruirci degli oggetti nuovi, magari ricchi di fascino, come l'oggetto sperimentale che abbiamo visto prima. Grazie. Adesso tocca a me tirare le somme. Io intanto ringrazio Pierandrea, Antonio, Claudia e Walter per aver raccontato gli 8 articoli del manifesto di Riaccademia. Questo manifesto in realtà è work in progress, è il frutto del lavoro di questi mesi in cui ci siamo incontrati e abbiamo immaginato che cos'era la Riaccademia, ma ci ha portato anche ad attivare delle collaborazioni che crediamo siano necessarie per attuare il processo di cui Antonio adesso ha detto bene. Quella di stasera in realtà per noi è un'occasione di apertura, nel senso che abbiamo deciso di presentare Riaccademia che inizia domani, nel senso che è una cosa che inizia, non è iniziata, ma ci sembrava corretto e interessante presentarla come un'occasione di apertura, perché speriamo che le persone che siano venute qui abbiano voglia di interagire con Riaccademia, che non è un progetto fatto e finito, ma che ha bisogno e vuole le istanze, le domande, le necessità di tutte le persone che hanno voglia di interagire con Riaccademia. L'impresa che ci ha portato qui è passata da diverse storie che sono le storie personali nel caso di Walter, o delle nostre organizzazioni nel caso del Politecnico, nel caso di Manamanà, nel caso di Triciclo e nel caso di Liberi Tutti, e che ci hanno portato all'individuazione di alcune possibilità che noi riteniamo ancora poco esplorate. Le possibilità le abbiamo individuate sono due. Una è legata a quello che sia Walter che Antonio hanno citato, ovvero nelle nostre città è pieno di materia disponibile abbandonata da utilizzare per costruire dei nuovi oggetti che siano caratterizzati da un'intelligenza che sia costruttiva e abbia anche magari della bellezza. Quello che vedete qui, ad esempio, che l'oggetto sperimentale ha questo titolo un po' bizzarro, che hanno realizzato Walter Visentine nella Caffaratti. Noi abbiamo avuto l'occasione di ospitarlo ai bagni una settimana e in questa settimana è riuscito a creare tantissima interazione e curiosità con la cittadinanza, che è un pezzo di cittadinanza quotidiana, che sono i frequentatori delle docce, che comunque con un oggetto del genere ci hanno interagito, sono rimasti curiosi, ci hanno giocato, perché poi si può giocare, si può leggere, si può scrivere, ci hanno scritto sopra. E quindi vuol dire che forse ricostruire, trasformare, ci permette anche di aprire una finestra con la cittadinanza. L'altro esempio che mi sembra doveroso riportare è l'esperienza fatta con Marasma all'interno di Paratissima. Era uno dei progetti speciali. Marasma invece, c'è un altro oggetto al fondo, ha realizzato da un vecchio baule un divanetto e un piccolo tavolino e il cosiddetto salotto portatile. E che in realtà di nuovo è stata un'esperienza divertente, non perché ha creato tanta interazione con le persone, ma perché si è fuso con la quotidianità di Paratissima, era messo all'interno dell'infopoint e la maggior parte delle persone neanche si sono l'hanno vissuto in una maniera così quotidiana che non hanno notato quell'usato lì, era il riuso quello quotidiano. L'altra riflessione che abbiamo fatto è che le esperienze che ci hanno legato, l'esperienza appunto di Triciclo di Liberi Tutti e di Manamanà, ma la stessa attività di ricerca fatta da Antonio con il suo libro che Pier citava prima, che chi non ha letto consiglio vivamente di leggere, ci ha permesso di osservare come ci sia un interesse crescente da parte dei designer a utilizzare la materia di scarto, motivo per cui il Politecnico è anche qui con noi. E nello stesso tempo abbiamo visto come farlo è difficile per una serie di motivi: la presenza di flussi regolari o irregolari di materia, di spazi dove poter lavorare, di interlocutori, e per interlocutori noi intendiamo gli specialisti della materia, gli specialisti della progettazione, gli specialisti del mercato, perché poi questi oggetti a un certo punto dovranno trovare un canale di vendita, della comunicazione, che consentano di trasformare un orientamento etico o una passione in un mestiere. Riaccademia da questo punto di vista vorrebbe cercare di mettere queste risorse a disposizione, quindi queste 4 competenze di cui abbiamo parlato, metterle insieme a provare a ragionare. Detto ciò, Riaccademia parte domani, dicevamo, nel senso che questo è lo start di questa cosa. Riaccademia è uno spazio, perché in realtà sarà uno spazio dedicato,
dedicato a progettare, a lavorare, a sperimentare, a realizzare oggetti a partire dai materiali che noi metteremo a disposizione. Triciclo in questo è il padrone estremo. Materiali che, come abbiamo detto negli articoli, possiamo definire non ancora monnezza, ma che magari è difficile da riusare così com'è e che senza un intervento di trasformazione, dicevamo, sarebbe destinato alla discarica o ad altre forme di smaltimento o al mitico riciclo. Riaccademia è uno spazio che cercherà di accogliere sia i singoli interessati a sperimentare, sia gruppi di lavoro, informali e non, nel senso che non vorrebbe fermare la sua collaborazione, come spesso, ma involontariamente o per dovere accade, solo ad organizzazioni formali, ma è aperto un po' a tutti, e in parte si potrà partecipare con attività libere, ma in parte anche con attività strutturate, dei workshop, dei seminari, dei bandi di concorso. Che cosa farà invece Riaccademia? Riaccademia vuole provare a dare l'idea guida di fare cultura della trasformazione a partire dalla materia, che ha esaurito un po' la sua funzione e vuole metterci le mani. Fare cultura vuol dire anche ricercare perché vorremmo provare a comprendere quali siano le difficoltà del riuso di un materiale, perché l'obiettivo che abbiamo è di generare dei processi che facilitano l'attività di produzione. Nel senso, questa cosa non so se è stata percepita, è spesso è difficile riusare perché i processi sono lunghi, allora non so come dire, è più facile partire dal materiale pronto. Invece in questo caso studiare quali possono essere i processi può essere interessante. Ci sarà appunto lo spazio, ci sarà una supervisione alla progettazione che seguiranno più Walter Visentin. Walter è un artista che ha sempre lavorato con la sua monnezza, come l'ha definita prima, e dal DAD. Ci sarà un collegamento con degli spazi commerciali di vendita, ci sarà un contributo a generare degli incontri tra persone e creare rete, perché poi in questi giorni, ridendo, dicevamo a noi ci piacerebbe darci come obiettivo quello di fare rete e non utilizzare la rete come strumento, nel senso che di nuovo progettualmente spesso si dice la rete è uno degli strumenti che utilizzeremo per, e invece in realtà noi vorremmo costruirla la rete. Ci piacerebbe avviare delle attività di comunicazione. Tutto questo chiaramente richiede un sacco di tempo e un sacco di lavoro. Intanto, per cominciare, entro questo mese uscirà un bando di concorso dedicato ai designer o a chi ha già lavorato su questi temi, che si dovranno mettere alla prova con alcuni materiali diffusi e presenti in un posto come Triciclo. Forse ne abbiamo detto poco, ci sono dei materiali che veramente fanno fatica ad essere riutilizzati, e il legno quello brutto, quello dei rifiuti ingombranti è uno dei materiali, ma c'è anche tutto il tema della stoffa che spesso, quando non può essere rivenduta come vestito, finisce a essere nulla. Esistono tantissimi materiali su cui lavorare, Triciclo in questo è un tesoro. Il bando scadrà il 30 di aprile. Detto ciò, io non vorrei tedarvi troppo, perché adesso ci piacerebbe che arrivino dei feedback da parte vostra, delle domande, delle curiosità, delle critiche, non so come dire, in questo momento adesso, ecco, l'apertura è data anche da l'apertura di Riaccademia, è questo, ci piacerebbe sentire da voi che cosa vi ha fatto venire in testa Riaccademia, quali sono gli stimoli che vi ha dato. Aggiungo solo una cosa, l'obiettivo di oggi era raccontarvi il manifesto e raccogliere i primi feedback che potevano arrivare sotto forma di domande, curiosità, desideri di approfondimenti. Un'altra cosa che faremo da ora in avanti, insieme al bando che pubblicheremo entro una quindicina di giorni, un mese, è andare a trovare quegli interlocutori che ci pare possano essere interessanti nella formazione di questa rete. Tutto qua. Quindi adesso la parola è a voi, se avete voglia di interagire e interloquire con noi. I microfoni sono a disposizione di chi vuole intervenire, quindi... Eccoci. Anche quindi, ma Pamela, dove scappi? Non scappare proprio. Da giovani vorremmo sapere quindi quali sono gli organi che potrebbero
influenzare il mondo della produzione e responsabilizzarlo su larga scala. Chi fa capire al mondo della produzione cosa sia veramente necessario produrre? Perché ci sono divisi le domande, quelle difficilissime, quelle difficili, quelle mezzo difficili, quelle facili. Quindi. Stavo pensando a un intervento un po' estremo di Grillo che si lamentava dei 100.000 milioni di tipi di spazzolini diversi, lui ne chiede uno solo, quello è assolutamente estremo. Infatti, ma stai mescolando tantissimi problemi. Sono tante domande che volevamo fare tutte insieme. I 100.000 spazzolini sono una risposta non data i 100.000 spazzolini che dice Grillo sono una risposta non data all'opportunità che ormai abbiamo di fare tutto, ma che dovremmo invece guardare con una certa attenzione, perché se tutto è possibile non tutto è fattibile, e quindi innanzitutto noi designer in formazione, perché ti ho riconosciuto, impariamo che non sempre si deve per forza progettare, sappiamo bene che i prodotti non sono sempre necessari e occorre quindi, come lo facciamo insieme anche quando lavoriamo in aula, mettere a fuoco se realmente un prodotto ha una dose di novità, di innovazione a livello di utilizzo, di sostenibilità e quindi maggiore energia di produzione, di facilità d'uso, comprensibilità, quindi tanti livelli diversi su cui si interviene sul prodotto per capire se è il caso di farlo o meno. Dopodiché, quando si capisce se è il caso di farlo o meno, ci sono modi di farli più o meno virtuosi, che guardano ai processi in modo più tradizionale, però guardando anche sempre alla possibilità aperte oggi da ricerche legate, attente alla sostenibilità ambientale, oppure proprio tradizionali, lineari, che non hanno nessuna attenzione a coinvolgere in una rete i fornitori, o anche magari non hanno nemmeno attenzione alle stesse istanze della sostenibilità ambientale, processi più intelligenti, più leggeri. Il fatto che noi lavoriamo qui in questo, siamo qua coinvolti in questo momento in un modo diverso di fare produzione, una produzione anche in questo caso sui generis, non industriale, è perché comunque il design oggi si chiama design, non si chiama più design industriale, proprio perché le forme di produzione sono tante, cioè dalla produzione artigianale al riuso, alle forme di produzione che passano attraverso il design dei servizi. L'industria in sé sta cambiando e siamo anche noi che stiamo cercando di farla cambiare, anche attraverso operazioni di questo tipo che partono magari dalla piccola scala e riescono man mano, anche attraverso delle testimonianze, a convincere le stesse aziende che ci si può mettere in gioco e pensare di produrre in una maniera diversa, anche magari con dati non soltanto qualitativi ma anche quantitativi, perché se siamo riusciti, lavorando con l'approccio sistemico al Salone del Gusto, a far scendere la quantitativo dei rifiuti del 45%, siamo riusciti a fare un allestimento che non è stato gettato via, non ha avuto bisogno né di problemi né di andare a riprogettare riciclo, riuso, ma direttamente, anzi è stato proprio riutilizzato, perché era un allestimento fatto di pannelli che erano in realtà soltanto dei casseri per i cordoli autostradali, che sono passati per una settimana nella sede del Salone del Gusto a fare allestimento e poi sono tornati a fare quello che dovevano. Ecco, se questi sono dei risultati che davvero sono già misurabili, così come altri lavori che abbiamo fatto, per esempio con un'azienda che si occupa di protezioni per i lavoratori, proprio protezioni industriali, guanti e attrezzature di questo tipo, che effettivamente sono oggi disponibili proprio sul mercato. Se queste sono delle esperienze che possiamo cominciare appunto a raccontare, il panorama, diciamo, la prospettiva è quella che qualcosa nel futuro per forza dovrà cambiare, e sta a noi cercare il più possibile di diffonderlo.
anche attraverso la formazione, ma anche attraverso i racconti, attraverso queste esperienze, attraverso il piccolo sito che abbiamo fatto vedere prima e attraverso il passaparola, perché dalle relazioni in un sistema autopoietico, che poi bisognerà andare a spiegare che cos'è, si autoalimentano, quindi adesso che si è dato il via si può pensare che qualcosa possa comunque funzionare veramente, come in una piccola rivoluzione cambiare. Aggiungo una cosa, domanda era ampia. È domanda difficile, prevede risposta molto articolata. Scusate se sono stata lì. No, è perché intervengo anch'io adesso, quindi allungo ancora il brodo. Una cosa, ho passato degli anni a, ritorno ai 100 spazzolini, ai 100 tipi di spazzolini, ho passato degli anni a dirmi ma non si può così, ma è sbagliato. E dopo un po' diventavo anche una carica moralistica molto forte nei confronti degli eccessi di consumo, eccetera. Mi sono letto tutta la letteratura sulla decrescita, ho riempito la testa tanta alle persone che mi conoscono. Poi per fortuna ho cominciato a lavorare a quel libro tutto in monnezza e ragionando con le persone mano a mano, una volta un giorno un signore mi racconta, ma lo sai che esiste un detersivo per i piatti profumato Portofino al tramonto? Cioè, che pare una cosa assurda a raccontarla, però lui mi ha fermato e mi ha detto, scusami, questa cosa qua se esiste ed è venduta vuol dire che risponde a un bisogno. Non so dirvi qual è, però poi ci ho pensato, ho detto ma può essere che la stessa fesseria, la stessa stupidaggine da consumatore la faccio anch'io, e la faccio anch'io, se ognuno guarda i suoi consumi. Nel libro cito il fatto che a un certo punto mi compro un doccia schiuma effetto seta e lo so che quando l'ho visto sullo scaffale ho pensato, cacchio effetto seta, mia moglie. Questo ho pensato, e lo so che è una fesseria, però l'ho fatto. Perché vi dico questa cosa qua? Perché questi aspetti tipici dell'attività del consumatore non sono aspetti superficiali, sono aspetti profondi della cultura di cui siamo portatori. È il motivo per cui abbiamo tutta sta roba qua che ci circonda. Allora, è frutto della ricchezza, ed è frutto anche del fatto che antropologicamente ci siamo trasformati, siamo profondamente cambiati. Prima di vestirci e andare in giro ci guardiamo allo specchio e su certe cose non le indossiamo, c'è niente da fare, anche tu certe cose non le indossi, certe cose che ti ha comprato tua mamma io le metto a casa e mi vergogno un po', c'ho una vecchia tuta ma mi vergogno, non ci vado a correre È così per ognuno di noi, confessiamolo. Questo vuol dire che nel lavoro da fare c'è un lavoro sulla materia, c'è un lavoro di progettazione, c'è un lavoro profondo di carattere culturale. Scommettere su uno spazio come Riaccademia, cioè uno spazio da dove produrre bellezza a partire dallo scarto, significa partire dal fatto che antropologicamente siamo cambiati. E ognuno di noi ha bisogno di cercare in qualche modo negli oggetti anche un pezzo della sua identità, e allora questo glielo possiamo costruire, usiamolo come risorsa, non è solo un vincolo, non è solo che sprechiamo tanta materia, ma quella tanta materia che sprechiamo e che non usiamo più magari diventa risorsa per far dell'altro. È chiaro che quello che ci dobbiamo inventare, cioè i processi che sono ormai facili nel campo industriale, diventano iper complicati, perché smontare un oggetto, guardare che potenzialità ha, ricostruirne un altro, è una cosa difficile. Riaccademia vuole mettere insieme la ricerca e la realizzazione e il mercato, e vediamo se riusciamo a fare questa scommessa qua. Scusate la lunghezza della risposta. Nessuno farà più domande. No, io conto di sì. In realtà la mia non è una domanda, è una candidatura, nel senso che alla aspetta che devo allungare, no, ma ce la faccio. Mi chiamo Francesca Comisso, faccio parte di un collettivo di curatrici che si chiama Titolo, e da 3 anni con tante persone, un collettivo di designer, Marasma e Studio Superfluo,
in collaborazione anche con Ecodesign, dove ho insegnato e quindi Claudia la conosco bene, e abbiamo sviluppato un progetto che ha portato all'apertura di un centro giovani che ha una vocazione anche di laboratoriale molto forte, un progetto che si chiama Cantiere Barca, nel quartiere Barca. Per 3 anni si è sviluppato con interventi nel quartiere condotti da un collettivo di architetti che si chiamano Raum Labor, che proprio nella pratica dell'autocostruzione collettiva e nel riuso, nel riciclo, hanno incentrato, diciamo, la loro modalità d'azione. E quindi, insomma, questo spazio c'è, questi giovani collettivi lo gestiranno elaborando dei progetti di produzione con il quartiere, ma anche con altri, e quindi ci piacerebbe ovviamente fin d'ora metterci in relazione e costruire, diciamo, quel flusso, anche di contribuire a quella pratica di diffusione di una modalità nuova, no? Di pensare agli oggetti che ci circondano, alla produzione di bellezza di cui c'è bisogno. Non puoi rispondere, Antonio. No. Siamo obbligati a raccogliere domande e osservazioni, possiamo anche brindare, sì. Possiamo raccogliere le vostre mail, abbiamo un foglio fuori. Scrivete. Secondo me noi siamo disponibili tutta la sera, nel senso che magari ogni tanto le domande non si tirano fuori perché non si sa se sono giuste, e quindi in realtà noi siamo disponibili tutta la sera di interagire con voi. Siamo qua per raccogliere qualunque conversazioni. Stimolo. Grazie di essere intervenuti e buona serata. Grazie. Grazie.